Ciao dottoresse e dottori del CIMO, abbiamo visto il vostro video e abbiamo visto che si conclude con un appello finale, ovvero quello di riportare al centro di questa campagna elettorale il tema della sanità. Ebbene, per noi di Potere al Popolo questo tema è già centrale, come si evince dal programma e dalle varie lotte, dalle battaglie che da anni portiamo avanti sui territori. Per noi, infatti, la sanità deve essere pubblica, gratuita, universale e il diritto ad un'esistenza dignitosa passa sicuramente per il diritto alla salute e per il diritto alle cure. Oggi chiaramente questo diritto in molti lo vedono calpestato e non è un caso, ci sono continui tagli alla sanità, c'è un continuo smantellamento del sistema sanitario nazionale e tagli anche al personale. Non a caso ci sono tantissimi medici in cerca di un'occupazione e tutto il lavoro poi va a gravare sulle spalle di chi già si trova negli ospedali. Il risultato è sicuramente una sanità che non può essere di qualità, non può essere efficiente. Bene, l'ambulatorio in cui noi ci troviamo in realtà vuole sopperire proprio a questa esigenza. Nel nostro piccolo abbiamo provato a dare, attraverso l'aiuto di tanti medici, infermieri, volontari, una risposta immediata ai bisogni di tanti che non riescono più ad accedere all'interno degli ospedali, in quello che è appunto il sistema sanitario. Quindi noi siamo d'accordo su tutti i temi che sono emersi nel vostro video e addirittura ci permettiamo di rilanciare, ovvero di chiedervi, al di là del 4 marzo, al di là del risultato, di continuare a parlare e a confrontarci, in modo che queste lotte, che poi sono le stesse, possano procedere insieme e possano sicuramente arricchirsi.